Ciao a tutti, sono terrorizzato, questo video mi terrorizza e da un po' di tempo non succedeva, ma sono armato delle mie cuffione arancioni perché stiamo per fare una reaction e come sapete con il copyright non voglio rischiare, quindi mi vedrete le mie facce in questo caso probabilmente angosciate perché stiamo per osservare il trailer di un film che promette già trash apocalittico, ovvero il sequel di 365 giorni. Ho visto tra l'altro che anche Barbie Xanax ha fatto la reaction a questo sequel che si chiama 365 giorni adesso e non ho ancora guardato per non farmi influenzare, ma appena finirò questo video corro subito a vederla perché anche la sua recensione mi aveva fatto spaccare, quindi sappiate che l'ha fatta anche lei. In ogni caso adesso la sto per fare anch'io. 365 giorni è un film che mi aveva svuotato l'anima, è un film che ritengo tra i più atroci che abbia visto in tutta la mia vita, ovviamente mantenendo comunque rispetto per i gusti degli amanti del film, però aiuto, cioè in confronto After è veramente un film di Belatar. Siamo prontissimi per affrontarlo, uscirà prestissimo in Italia 365 giorni adesso, un film che alla fine veramente non è neanche degno di passare in terza serata su 7 Gold nella rassegna di pellicole erotiche trash, con veramente una narrazione che diciamo offre una romanticizzazione della sindrome di Stoccolma dove un pazzo sosia di Fabrizio Corona ti rapisce scambiandoti per la Madonna e tu reagisci facendo shopping, almeno questo era uno degli aspetti di quel film tremendo, un film appunto polacco che ha avuto un successo internazionale molto forte. Se volete scoprire qualcosa in più sappiate che ho recensito il primo capitolo che si concludeva con un telefonatissimo cliffhanger melodrammatico orrendo. Bene, oggi sono piuttosto terrorizzato, acidissimo, me ne rendo conto, ma non credevo possibile che potessero fare anche il sequel, ma come sappiamo 365 giorni è tratto da una saga di romanzi, finora che io sappia inediti in Italia, forse ce la stiamo scampando. Mi sembra strano ma confortante il fatto che non li abbiamo tradotti, però vabbè, iniziamo. 365 giorni adesso, che arriverà prestissimo su Netflix, quando tra l'altro? Vediamo. Non c'è scritto. Cioè io sono sull'account Netflix ufficiale. Comunque, così dice l'infobox, Laura e Massimo sono tornati e non sono mai stati così travolti dalla passione, ma il nuovo inizio della coppia è complicato, ma mica uno dei due moriva alla fine? Forse era lui? Vabbè, sappiamo che non è morto, se ce ne sono altri sequel, vabbè. Ma dai familiari di Massimo e da un uomo misterioso che si insinua nella vita di Laura per conquistare il cuore e la fiducia della donna ad ogni costo. Cioè praticamente sta povera Crista viene contesa come un prosciutto da un altro pazzo che la rapisce. Cerchiamo di capire qualcosa in più. In ogni caso siamo prontissimi, sono 1 minuto e 57 e saranno probabilmente dei lunghissimi 1 minuto e 57. Benissimo, allora iniziamo. L'apertura è quasi da thriller, vediamo un'auto che sfreccia, la povera Laura ripresa di spalle che sembra incamminarsi in un seminterrato con queste luci molto cupe, sembra l'inizio di una di quelle serie un po' crime italiane. Madonna, l'accento di lui è terribile. Ma com'è vestita lei? Ah, lei tira fuori le unghie perché lui con quella voce, un po' con quella non recitazione dice farò quello che voglio con te. E lei, no, sarò io a fare quello che voglio con te. Oh, brava Laura, tira fuori le unghiette. Che trash. Lui addominalato come sempre. Non voglio farti del male. Ma non è lei, è lei? No, non me la ricordavo così tanto truccata, agghindata. Ma sarà lei, che ripresa evocativa questa, lei che osserva il mare. Si sono sposati? Sì, si sono sposati. No, attenzione, c'è una biondona però,
Ferrari, mode a caso, lusso. Veramente è il nulla. Sembra un trailer di The Lady. Gente ricca che fa cose con dialoghi a caso. Voglio solo proteggerti. Non mi stai proteggendo. Uno segreto che è arrivato all'improvviso. Anche questa è una frase che veramente, secondo me, è stata scartata anche da Lori del Santo. Un segreto oscuro è la base per una relazione felice. Che cos'è l'amore? Frammenti d'emozione. Ora basta, devo andare. Laura! Lei in total Paco Rabanne. Che se la fa con questo che sembra uscito da Uomini e Donne. Gente che fa cose sulla spiaggia. Oh, è il trailer meno interessante che abbia mai visto, lo giuro. C'è il nostro Massimo che si arrabbia, ovviamente la scena un po' alla Hardin, dove picchia il tavolo, cosa gli ha fatto questo tavolo, non si sa. Si legano, in questo film. Nudi, tutti nudi, pistola, nudi. Ma chi è sta biondona? Scusate. No, delusione totale. Cioè, veramente, è il trailer più inutile che abbia mai visto. Cioè, almeno After ti dava l'idea, caspita, se la giocano col thriller. Qua potevano giocarsela con l'erotismo, che ne so, invece è proprio inutile. Sembra una puntata di The Lady. Cioè, il trailer di The Lady con gente ricca che fa cose con recitazione orrenda e basta. Io sono delusissimo. Mi aspettavo una battuta iconica. L'unica cosa è un segreto oscuro è la base per una relazione felice. Ma veramente vale qual vale il trash? Secondo me hanno cercato di usare le immagini meno impattanti, diciamo, per raccontarci quello che è il sequel, ahimè, più atteso dal sottoscritto. Non vedo l'ora di vedermelo e farmi proprio colare i neuroni dal cervello. Però, boh, non, cioè, a parte che non si capisce niente da questo trailer, non che il primo brillasse per narrazione complessa, però veramente qua, boh, veramente un trailer che non mi ha lasciato niente, niente, boh, ah, ecco, la data è uscita, il 27 aprile, oh no, manca poco, non sono neanche preparato psicologicamente, ovviamente lo guarderò, poi chissà, magari. Salta fuori che invece è il sequel dignitoso che fa riscattare il primo, ma un po', devo essere sincero, dubito. Sarà pregiudizio forse, ma anche la certezza di quella visione orrenda che mi toccò 2 anni fa, perché era il 2020, mi ricordo che eravamo proprio in lockdown totale quando è uscita quella roba lì, quindi non potevo neanche scappare dal terrore, ero chiuso in casa di fronte a Netflix. Ecco, sembra passati 3 giorni perché il trauma è ancora vivido in me. Però, insomma, siamo prontissimi. Vabbè, questa era la mia reaction su 365 giorni adesso. Pensavo ci fosse un po' più di ciccia, di sostanza. Invece sì, ok, un paio di addominali. Lei che è un po' più discinta. C'è una biondona che non mi ricordo assolutamente chi sia, se c'era anche nel primo. Il tronista credo che sia l'altro bad boy che si contende la protagonista. Non lo so, in ogni caso, bah, vabbè, questo era tutto. Fatemi sapere se anche voi state aspettando 365 giorni adesso. Fatemi sapere anche se lo state aspettando perché vi è piaciuto il primo, cioè ovviamente that's my own opinion, sempre, nonostante l'acidume che mi contraddistingue, oppure se lo state aspettando come per il trash, oppure se non lo state aspettando affatto. Insomma, fatemelo sapere. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, muah, ciao ciao!